girelle golose di pasta sfoglia. Prendiamo della pasta sfoglia, meglio se rettangolare. Adagiamo sulla base della sfoglia del formaggio spalmabile. Poi farciamo con del prosciutto cotto. Arrotoliamo con molta pazienza, formando un rotolo ben compatto, senza fare pasticci. Passiamo alla seconda sfoglia. Facciamo lo stesso procedimento col formaggio spalmabile. Come alternativa aggiungiamo stavolta delle fette di mortadella. E via a richiudere. Facciamo rassodare in freezer per un'ora. Pronti per poter fare le girelle, ricordiamoci per non sprecare di utilizzare la carta forno come base per le nostre teglie. Formiamo delle girelle spesse almeno un dito, comprese le estremità che naturalmente non vanno sprecate. Sbattiamo un uovo e spennelliamo ciascuna girella. Utilizziamo la granella di pistacchio per le girelle con mortadella. Ed eccole qua. Facciamo lo stesso con quelle a base di prosciutto cotto. Queste però le facciamo con parmigiano grattugiato. Ci siamo, andiamo in forno e cuociamo a 200 gradi per una decina di minuti circa. Tagliamo
talmente golose che finiranno in un baleno. Lascia un like se la ricetta ti è piaciuta e ricordati di seguirmi sempre e condividere tutte le mie ricette. Alla prossima!